Allora, l'avrei detto Lugano, oggi vi faccio vedere da Lugano Centro a Castagnola. Allora, prima di tutto faccio benzina, che fare la benzina a 1,28 euro al litro è sempre un piacere, ok? Allora, adesso stiamo arrivando in centro, sta zona qui l'ho già fatta vedere in un'altra vina, c'è sole, quindi è pieno di gente qui che corre sul lago, compagnia varia. Noi faremo vedere questo qui, oggi vi faccio vedere invece dal centro verso tutto di là, che è la zona di Castagnola, che è una delle zone, diciamo, più belle. Allora, questa volta partiamo dalla zona opposta da dove ho fatto di solito, cioè da Paradiso Centro. Questa volta partiamo da Castagnola e arriviamo fino dove c'è il casinò di Lugano, passando dal Parco Ciani. Oggi è una bella giornata, c'è quasi sempre bello ormai nell'ultimo periodo. La gente mi dice, non c'è in giro nessuno quando hai fatto l'ultimo video. Certo, l'ho fatto apposta all'una di pomeriggio quando pioveva, in modo tale che potevo filmare con tranquillità. Questo è uno dei tanti parchetti di calcio dove la gente può giocare, qui c'è un campetto di basket. Come potete vedere, palazzi, non c'è una scritta, non c'è una cartaccia per terra, il parco giochi, là in fondo, campo di basket, campo di pallone, cestini che brillano, c'è un altro pianeta. Allora, qui si va verso il centro, qua vai su in cima sopra Castagnola, qui c'è un hotel, qui non c'è fuori una virgola, cioè tombini a livello, tutto preciso. E gli immancabili cestini che brillano, ok? Se andiamo verso di là, qui c'è il porticciolo, di là così, ok? Là in fondo, là è Paradiso. L'altra volta abbiamo fatto da Paradiso al centro, oggi facciamo il contrario. Qui passiamo da un piccolo parchetto giochi. Andiamo verso il centro, ok? Ho visto che aprono anche l'Aldi. Allora, qui c'è il Lido Tennis, questa zona qui. Sopra là, l'abita mio amico Ferrari, là c'è veramente un bel panorama da là. Oh ragazzi, non c'è fuori una virgola, non c'è fuori una virgola, non c'è per terra un pezzo di carta, un mozzicone, nulla. Adesso andiamo al Parco Ciani, sta arrivando anche la polizia, là è la zona più alta. Allora, qui di dietro c'è il Lido di Lugano e questo qui è molto bello d'estate. Adesso andiamo di qui verso il centro, verso... passiamo dal Parco Ciani. Siamo a marzo, c'è già in giro gente che corre a torso nudo. Qui c'è il parco giochi, vabbè, adesso è pieno di famiglie, di bambini. Compagnia varia. Sempre da qua si vede Castagnola. Qui siamo praticamente arrivati sul lago. Da là si vede il centro. Ci sono i tombini perfetti anche qui. Tutto preciso. Niente, qui siamo al Parco Ciani. Dani. Adesso lasciamo il parco giochi, qui vabbè, è pieno di famiglie con bambini, ce ne sono tanti di parchi giochi qui, veramente un macello, ok? Ci sono già i fiori che stanno venendo fuori, tutto pulito, nonostante comunque pieno di gente, non c'è per terra un pezzo di carta, chissà come mai, la gente qui rispetta tutto e non butta per terra manco un mozzicone. Allora, qui dietro ci sono delle piante stupende. Là così, esattamente là, ci sono i gabinetti pubblici, gratuiti, sempre puliti. Sempre qui, queste piante bellissime, comitive di gente che cammina, fa footing, si allena, zero cagacazzi. Ecco, allora, là così, esattamente quelli lì sono i gabinetti pubblici, gratuiti, che ci sono qua. Questo qui è un gruppo di turisti con la guida. E... questo qui, con questa pianta qui, qua, è uno dei punti, diciamo, miei preferiti di Lugano, qui al Parco Ciani, dove ci sono queste piante. Ok, tutto ben curato, lei vuole, tutto perfetto. Proseguiamo verso il centro. C'è la villa, cielo blu, tutto bello preciso. Perfetto, usciamo dal Parco Ciani e siamo qui al casinò, questo è il casinò di Lugano, che guarda caso da quando ha chiuso quello italiano di Campione ha aumentato pure il giro d'affari, perché gli intelligentoni italiani pensano di risolvere il problema chiudendo,
ovviamente la gente si sposta qua a 2 chilometri. Allora lì c'è l'entrata del Parco Ciani, qui giocano anche a scacchi, qui sono tutto bello perfetto, tutto preciso, non c'è fuori una virgola, cestini che brillano, gente tranquilla di qui, di là, gente che corre, che cammina, che passeggia. Allora qui affittano il pedalò, poi sarà una gelateria, ma credo che apriranno adesso verso metà marzo. Perfetto, pulito, preciso, tutto sotto controllo, lago a livello, casa a livello, Lugano paradiso dalla parte di là, c'è fuori una virgola. Qui c'è sempre il casino di Lugano, sopra lì c'è il Seven, club, ristorante, compagnia varia. Strada perfetta, davanti là c'è il McDonald's. Allora lì parte il trenino panoramico, se vuoi andare a fare un giro. Qui siamo ormai vicino al comune, tutto bello preciso. Qui puoi prenderti anche i traghetti, cioè i traghetti, le barche qui per farti il giretto sul lago, ok? Partendo da Paradiso c'è anche quello ristorante, volendo. Giornate splendide, ci sono già gli alberi in fiore. Ok, siamo qui dove c'è la piazza del comune. Sul mio canale trovate anche il video che parte da Paradiso fino arrivando di qua. Adesso proseguo e ritorno ancora verso Castagnola. A Lugano c'è tutto, ragazzi, c'è tutto. C'è la montagna, c'è il lago, c'è addirittura l'oceano a Lugano. Unico, penso, posto dove ci sia montagna, lago e oceano contemporaneamente. Proseguiamo qui, adesso andiamo un po' in centro, vi faccio vedere. Da qui poi vado ancora a Castagnola, ok? Vabbè, tutto pulito, c'è il giro per terra, un pezzo di carta. Ora, adesso vado verso la fermata dei bus, dalla stazione dei bus, poi proseguo verso Castagnola. Ah, una cosa, non è che a Lugano non ci sono gli stranieri, Lugano non è l'Italia che ha solo 4-5% di stranieri. Qui il 25-30% sono stranieri, ok? Ok? Ma rispettano le regole, tutto per terra, tutto bello preciso, tutto bello preciso. Stazione dei bus, e non c'è per terra un pezzo di carta, tutto pulito, tutto preciso, giusto come a Milano, giusto? Cioè uguale. Proseguiamo, qui c'è la partenza del bus, ok? La stazione dei bus. Allora, la Svizzera, giusto per capirci, non è tanto differente rispetto alla Russia, e anzi vi posso garantire che qui sono ancora più rompicazzo della Russia, solo che qui devi rispettare le regole. Niente, adesso qui è quasi mezzogiorno, la gente se ne sta andando tutti a mangiare. Anzi, adesso mi è venuto fame anche a me e me ne vado al centro commerciale Lugano Sud Grancia, là fuori, da Lena, che con 13 franchi mi faccio il menù del giorno, con anche il caffè, e mangio bene. Adesso vado da lei a mangiare. Costa meno che in Italia. L'altro giorno sono stato a Milano, vi giuro, sono rimasto sconvolto. Ho parcheggiato in centro 2 ore e un quarto, ho pagato 12 euro di parcheggio. E a Milano la gente guadagna 4 pomodori. Io non capisco come faccio ad andare avanti con quegli stipendi, con un costo della vita del genere. Ovviamente, vabbè, mi sono dimenticato. Cioè, a Lugano, tombini a livello ovunque, sui marciapiedi, tutto preciso, tutto pulito. Ogni tanto c'è qualcosa che non va, anche qui. Ogni tanto trovi delle strade che non vanno bene, qualcosa che non funziona. Ogni tanto. Si prosegue verso... Adesso ritorniamo là, verso Castagnola. Ok, tutto preciso, tutto pulito. Ma che roba, guarda che roba. Come dicevo, che avevo risposto al conduttore radio Pellecchia, che si chiedeva come mai qui a pochi chilometri dall'Italia era così, come gli ho spiegato, qui rispettano le regole, semplicemente per quello. Semplicemente. Mi è venuto da ridere nella controrisposta quando dicevano che lui e il suo socio lì non conoscevano Lambenedetto. Addirittura il suo socio ha storpiato il nome. No, non conoscono Lambenedetto. No, non lo conoscevano. No, Lambenedetto non lo conoscevano. Tutto preciso. Tutto perfetto. Qui c'è un parcheggio pubblico. Là c'è il casino. Ah, ovviamente non vi faccio vedere che appena metti il piede tutti si fermano. Qui siamo dietro al Parco Ciani e come potete vedere non c'è per terra un pezzo di terra. Allora vabbè, poi c'è pieno di ecopunto da tutte le parti, vetro, lattine, carta, compagnia varia, ok? Poi
Vedo che qualcuno scriveva, no, ma Lugano, la Svizzera, la gente non è socievole, compagnia varia, così, invece a Milano fai qualche chilometro, vai a Como, veramente è pieno di socievolezza, veramente. Cioè, la socievolezza cosa vuol dire? È gente che schiamazza, no, preferisco qua. Ciao ragazzo, ciao, ciao. Allora, preferisco Lugano, preferisco i tombini a livello, la pulizia, tutto che funziona, ok? E poi vengo a dire, no, ma non c'è vita sociale. A Lugano, se la conosci bene, ciao grandi, a Lugano c'è molto più vita sociale di quello che voi potete immaginare. Guarda qui, non c'è fuori una virgola. Poi la gente mi scrive la Svizzera di qui, di là. Scusa, ma come mai ogni giorno mi scrivono decine di persone che vogliono andare in Svizzera? Come mai ci sono più di 500.000 di abitanti di italiani in Svizzera e non sono neanche 10 milioni di persone? No, come mai? Cioè, tutti che mi dicono, no, ma la Svizzera, come mai? Non lo so. Io non ho mai visto migrazioni di svizzeri verso l'Italia. Ciao ragazzi, questo è il motivo per cui non faccio i video alla mattina, perché anche oggi ho avuto veramente difficoltà. Ah, sfido quello che dice che è il King di Lugano a fare un video con l'ambrelletto. Vediamo chi fermano più, se lui o me. E niente, poi da qui si prosegue fra tombini livello, si sale su là in alto. Ok, anche la zona tutta di là, magari un giorno ve la faccio vedere molto bene. Con un bel tombino a livello vi dico. Allora, sul mio canale di YouTube, Playlist Svizzera, trovate, oltre che un mare di video da Lugano, dal Ticino, trovate anche belli video da Neuchâtel, da Berna, da Lucerna, da Zurigo, basta che scrivete, da Thun, grande posto anche lì meraviglioso. E non faccio vedere solo la Svizzera italiana, ho fatto vedere la Svizzera tedesca, francese. Anzi, gli svizzeri dovrebbero darmi il passaporto honoris causa, e anche questi di Lugano, con tutta la pubblicità, l'ente turismo mi dovrebbe mettere il tappeto d'oro, mi dovrebbe mettere. Faccio più pubblicità positiva io a Lugano e al Ticino che tutto il resto messo assieme. Allora, facciamo qui la conclusione. Allora, la Svizzera mi è sempre piaciuta perché assomiglia molto alla Russia. Anzi, qui rompono ancora più le scatole rispetto alla Russia. Qui fanno rispettare le regole. Poi, come la Russia, mi piacciono perché sono extracomunitari. Gli svizzeri in Europa sono gli unici che sono padroni ancora a casa loro. Sono extracomunitari, come i russi, e mi stanno simpatici. Hanno una loro moneta, come i russi, hanno una loro moneta e sono padroni a casa loro. Unici in Europa. Ok? In Italia senti i fenomeni che parlano, gli extracomunitari. Gli svizzeri sono extracomunitari. Ok? Non hanno basi straniere in Svizzera, sono padroni a casa loro. Sono extracomunitari, padroni a casa loro.